vacanza del mondo. Vedere l'occhio. Ah, ragazzi, state non dometti. Ma che c'è tirando? Lascialo perdere, ragazzino, no? Se portare la colazione, metti la Coca-Cola. Che cosa è qua? Oh, state fermo. Hai visto che ha fatto? Difendevi tanto. E beh, che io da fare? Ad ammazzare. Vattela a casa, mandalo. Ma non si è rotta? Ah, non c'è rotta! Hai visto? E leggi qua! Ah, oh, pago mica io, sa, pago quello là! E va bene, pago io! Io mi sono stufato! Eccolo! Oh, fino a te! Oh, che non sapete che la domenica avanzo tardi? Ci hai fatto aspettare l'ora? Che è una cosa nuova! Ma che, sei matto? Niente! No. Ma se non sai manco notare, ma che vuoi, va? No, mo portocelo, almeno una volta se la va! È più pulito di te! Cesare, Ananda, Namo! Siamo pronti, scendiamo, i ragazzini già stanno per le scale! Mamma mia, che ha detto così! Agatone, andiamo! Scendi giù, fammi parlare! Cominciamo bene. Signore, ciao, state zitti. Fate chiaro. Su, butta la mano. Orgelli, sempre lì, ma lei. Ti devi far aspettare. Porta, su. E dai, accetta, dammi. Sì, ecco, un momento. Dai. Forza. Dov'è tuo padre? È là. Là dove? Sta tagliando di lì. Tre ostia, due andate e ritorno e un mezzo solo andata. 400. Ines! Emilio, ti ho detto devi stare vicino a me, non ti muovere. Te l'avevo detto di fare i biglietti di sera. Lo sai che mi dà fastidio la folla, no? Beh, scusa, dov'è Cristina? Ma che ne so, era... Cristina! Andiamo, su! Fa presto, sbrigati. Ma chi ci aspetta? Luciana! Che vuoi? Aspetta un momento, ti devo parlare. Dove vai? Che ti importa? Non c'è andacco quello. Ma che vuoi da me? È finito, no? È finito tutto, l'abbiamo detto 100 volte. A me non mi importa niente, tu sei padrona di fare quello che vuoi. Però non te devi far vedere da tutto il palazzo che ti vengano a pià qua la macchina. Già, perché quando venivo con te in bicicletta allora andava bene. Ma io sono uno come te, non sono un signore. Io te volevo sposare, mentre quello... Ma che ne sai tu di quello? Che credi? Perché sono nata qui dentro, devo crepare qui dentro. Ma lasciami andare. Aspetta un momento, senti. Ma che devo sentire? Ho deciso di fare come volevi tu. Mi metterò a lavorare. Vedrai che tutto cambierà. Basta, non vedi che diventi ridicolo. Una volta almeno c'avevi coraggio, mi piacevi di più. Tu da qua non te muovi, non esci. Levate, buffone. Mi fai schifo, mi fate schifo tutti quanti qui dentro. So stufa di tutta sta zozzeria, di tutta sta miseria. Te metti a lavorare e mi sposi. Sai che cuccagna, che bella avvenire. Invece di fare la fama al terzo piano, la faccio al quarto. Io mi butto dalla finestra piuttosto che finì così. Perché? Come te credi di finire? Certo no, come è finita tu sorella. Perché? Che c'ha da dire di me? T'ha da sciacquare la bocca prima di nominarmi. E sta zitta, morta de fame, disgraziata. E lasciala perdere, non te compromette per quella svergognata. Tu un piccione per te, Luciana! Arena, non fa lo scemo!
Quella da rovina! No, ma che vuoi? Lasciami per... Fammi passare, lasciami! Lasciami, per la madonna! Lasciami! E cosa è successo? Niente, perché? Hai litigato con quello? Litigato, ne voleva menà. Ma perché non vieni via da questa casa? Una parola. Ci penso io, ti trovo un appartamento al centro. Grazie, Roberto, ma non posso, per mia madre. E poi pensa a quello che direbbe la gente. Beh, fai come vuoi, ma mi dispiace pensare che tu abiti in questa topaia. Beh, non esageriamo, c'è chi sta peggio. Luciana, dimmi la verità, non vuoi venire via perché gli vuoi ancora bene? Ma no, è finita, ma mi fa tanta pena. Ci conosciamo da ragazzi. Da quando è tornato dalla prigionia non ha saputo tirarsi su. Beh, non è mica il solo. Sai, ti ho portato un costume da bagno che è una meraviglia. Vedrai che è successo. Oh, grazie. Successo dove? Sulla spiaggia. Ti guarderanno tutti. Sapessi quanto me ne importa. Vorrei andare in un posto dove non ci fosse nessuno. Nessuno? Nemmeno io? No, ti prego, ci vedono. Ma te vuoi sta fermo due minuti? Alla so, dai, che gli staccamo, dai! Sta zitto, ma che scelo, ci penso io. Ma vedi che ti fa staccare? Oh, te porti in carrozza e baccagli pure. Ma che non ci gonfi? Piantela. Ma che cagaio dico a mamma? Che gli dici a mamma? E dai, che passa? Passa! Ma che figura stiamo a fare? Ma non vedi che ci passano tutti avanti? Ma che aspetti a buttarla sta caccavella? Caccavella? Intanto per questa poi li puoi venire il morfino da casa tua. Ma che tu, mi sono dimenticato il gas acceso? Che? Pulito di sera. Ma Fernau, lasciate il gas acceso. Mannaggia, ne facessi mai una giusta. Il gas acceso, sa. E non ti preoccupare, l'ho chiuso io, ripeto uscire da casa il gas. Ma che aspetti, Dimmi? Lo fai schiacciare? Pure io c'è il pane. Abbiate pazienza. Toh, questo è il pane. Pure te può mangiare. E salame. Ma Roberto, che c'hai? Gli fa male la macchina. Dia pure a me la bambina. Permesso. Grazie, signore. Facciamo forza. Permesso. Potrebbe stare con noi oggi. La portiamo stasera alla colonia. Non cominciamo. È meglio che vada stamattina. Così si ambienta. Siamo forti, allora. Permesso. Che modi! Signora, ma vuole che vada? Ma non vedi che è tutto occupato? Oh, maleducato. Ehi, già, quando succedono queste cose tu puoi fare finta di niente. Ma non l'ha fatto apposta. Già, non l'ha fatto apposta. Invece l'ha fatto apposta. Eh sì, venite su d'inverno oggi, si fa caro. Permesso, 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 permesso,
Buongiorno, sorella. Buongiorno. Ho portato la bambina. Questi sono i documenti. C'è anche il certificato di vaccinazione. Mantovani Cristina. Sì. Lei è la madre? No, sono la zia. La mamma non c'è più, sono ormai 5 anni. Ti troverai bene qui con noi, Cristina. Vedrai come diventerai nera. Ti piace il mare? Sì. Stia tranquillo, fra un mese gliela riconsegneremo come un fiore. Se vogliono dare un'occhiata alla colonia... Volentieri. Questo è il refettorio. Bello, allegro. Ti piace? Sì. Sono 250. Qui mangiano soltanto la sera. La colazione la facciamo fare sulla spiaggia. Vengano, vengano a vedere. Qui ci sono i dormitori. Ah, pieno di luce. Pazzioso. E adesso saluta papà. Arrivederci, Cristina. Sta allegra, eh? Ti ho scritto il nostro indirizzo sulle cartoline che sono nella valigia. Ricordati. Ciao, piccola. E mi raccomando, fai la brava. Siamo intesi, eh? Buongiorno. Andiamo. Buongiorno, sorella. Buongiorno. Papà, mi verrai a trovare qualche volta? E come no, tutte le settimane, non aver paura. Speriamo di trovare posto alla vecchia pineta. No, andiamo allo stabilimento qui di fronte, voglio restare vicino a Cristina. Ma non avevamo deciso la vecchia pineta? Un'altra volta, oggi stiamo qui. Oh, siamo arrivati! Andiamo che famo tardi! E che ha paura di non trovare posto! E cammina! Oh, andiamo di qua! No, te là! No, là, dove sta quel bidone? Cada, metti proprio qui! Perché che te dà un piccio? Che strazio che sei con quel canestro, pare che ce l'hai solo tu. E chiamo canestro, e pianta, che t'avevo fatto vincere, se stesso. Non te mettevi a piangere. Addio, canestro. Oh, aspetta. E sta attento, se no ti riporto a casa cade sta rotta. Vieni qua, e dammi una mano, almeno via sto sacco. Ma io reggi. Che c'hai, la spilla? Beh, posso non cercarmi se ti riporto un'altra volta. Allora, Molino, andiamo a ballare mare chiaro. Sì. Vuole pure io a ballare. Non fa lo scemo. Che t'ha detto mamma andando a ballare? Ma io so a ballare. E sta là, e non te muove. Arighè, venghi pure te. Ma venga, andate avanti, va. Ammazza la riga che bicicletta, no! È nuova, sì. Come quella dei coppi. È meglio. Che strazio che sei, che mattina, i ragazzini sono tui, no? So pure tui, so! Ma pure te, si è trascicato tutto, cambiano te perché io... Ma guarda, se quando uno che viene a boccare d'aria deve combattere pure con i ragazzini. Ma mi devi messo il prendisolo in mezzo ai fiaschi, ma puzza di vino, come faccio a mettermelo? Ma che... questo è frascato. È un profumo. Uffa. Sono Cecilia. Pure voi state qui. Se sapesse che strazio che è stato, se non fosse per Yolanda. Siete venuti in treno? Magari, col Cide Garde mio cognato, mi sembrava proprio di far l'altalena. Voglio che fa presto, che andiamo a ballare. Ma come faccio? Senti che puzza. Che fate? Metti il costume. No, quello dell'altro anno. Che c'è, un costume nuovo tutti l'anni, mo? Uffa, mamma. Dove vuoi andare? Andare chiaro, dove andassi, no? Oh, ma che state complottando? Ma che ne a ballare? Vabbè. Oh, ma mezzogiorno dovete stare qua, eh? Famo solo un salto a mare chiaro, sbrido. Vengo su. A Sora Cecilia, siamo diventati vecchi, i ragazzini vanno già a ballare. Stamano, sorcella. A Sora Cecilia, non avete paura, tanto non mozzi. Guarda l'America, noccioline, noccioline americane, favoriscano. Noccioline americane. 58, 59, e cacchi. Ce ne andremo passo passo fino al mare, mano a mano ce ne andremo. Ma questa è occupata. Occupata, non è possibile. Oh, ma insomma, è un'indecenza. Mezz'ora che aspettiamo. Perché vendete i biglietti se non avete posto? Che ne so, io era libera. Adù, vieni qua. A chi l'hai data sta cabina? A quella signora lì. Se vogliono dividere la cabina con me, sono sola. Ma noi non vorremmo... Ma prego, si immagini. Beh, vai. Se la signora è così gentile.
La signora è molto cortese, ma ciò non toglie che abbiate venduto due biglietti per una sola cabina. Beh, se sono adattata, ormai stanno qua. Va pure. Grazie. Ad ogni modo, se non c'è altro, grazie. Entri, se io aspetto qua. Grazie, signora. Graziella? Nanna? Nanna, cosa mi hai portato? Ti ho portato un dolce. Quale dolce? Quello di cioccolato. Però adesso va a fare il bagno, dopo te lo do. Cristina! Papà! Mi sono messo qui, così ci vediamo. Ma dov'è il tuo cappello? Mi hanno fatto mettere questo per il sole. Cristina? Cristina, lo sai che non devi prendere troppo sole. Scusi, Stan, ma è il primo giorno. È giusto. Va, cara, ci vediamo più tardi. Adesso fai la brava, vai. È la sua bambina? Sì, è qui da 3 settimane. Che bel colore ha preso. Stanno benissimo, mi pare, in questa colonia. Sì, starebbero molto meglio con i genitori, ma quando non si può... Alberto! Scusi, signora. Prego. Va a cambiarti, su. E ungiti, altrimenti ti spelli come l'altro anno. Attenzione, attenzione, per disposizione di pubblica sicurezza, gli stabilimenti verranno chiusi alle ore 19. Vedi quei due. Come so carucci. Permette? Sì. E non fa lo scemo. Guarda questo. Ah, signori, permette? Signori, vuol ballare? No, grazie. Ma perché non balla? Non sente scusare, che tango. No. Questo lo volemo proprio perde. Ma non vieni a ballare? C'hai una faccia d'angelo, ma sei cattiva, cocca. Ma perché non puoi ballare? Perché non mi piacete. Ma chi sei che ti dà? Ma che c'ha questa? Ti voglio tanto. È il mio tango preferito. Non te lo so di. Ma fanatica, non vedi sì che articolo? Ma va a te, ripone, va! È tanto da morire. Marcella, ma se fosse perché c'hai? Come va di sta qua? Perché? Perché c'è troppa gente, poi sono così grande. Ma Pedro, l'hai visto che bei fumi? E che sono ragazzi questi. Uffa, quanto sei snob. Beh, io sono fatta così. E che vorresti andare a Pineta? E perché no? Ma là c'è sta la nobelesse. Ma che gli fa? Se passano tutte ridicolate, che c'è? Paura io, ma io me le mangio le duchesse. Vedrai che ragazzi ci stanno là. Va pure a Roma, torna alle 5. Buongiorno, signor Barone. Ah, buongiorno. Il signor Roberto è già arrivato, ha preso la cabina anche per lei. Sì? Ah, sì, grazie. Ragazza, accompagni il Barone. Roberto è veramente straordinario, ecco. Pensa sempre a tutto. Anche troppo. Tu non hai molta simpatia per quel ragazzo, come del resto per tutti i miei amici. Non sapevo che fosse tuo amico. Cara, viviamo in tempi di democrazia. L'aristocrazia del sangue vale l'aristocrazia del pensiero. Sempre le sue solite frasi fatte. Ma non smetti di criticare. Bel tipo di pensatore, Roberto. Non è un genio, ma ha del talento. Sì, per levarti i soldi. Nora, ti prego, non ricominciare con queste prediche. Non cambi mai. Arnaldo, non vuoi capire che tutti ti sfruttano? Secondo te, allora io sarei uno stupido. No, caro, ma un po' ingenuo questo sì. Carino. Chi? Quello. Ah, non l'avevo vista. Già, dimenticavo che sei un tantino mio. Arnaldo,
Marcello, fa piacere vedere. Marcello, voi cosa? Noi ci vediamo da un'eternità. E tu che fai qua? Sono arrivato l'altro giorno da Cannes per affari. Per affari? Bisogna adeguarsi ai tempi nuovi. Mi sono messo a lavorare. Questo è pazzo, lavorare. Sono i tempi. Le sigarette di Indasak. Chi è? Ah, è una mia nipote forestiera. Oh, bravo, Mac. Nora è sempre stata una scocciatrice. Ma ora che è invecchiata è diventata anche avara. Dovevate sentirla ieri sera. Arnaldo, spendi troppo. Arnaldo, devi fare economia. Bisognerebbe toglierla dalla circolazione, farla mettere in pensione. È proprio quello che penso di fare. Ah, eccoli. Caro barone. Oh. Ciao, come va? Massimo. Oh, allora, c'è carissima. Lei. Come sta? Sta bene. Oh, buongiorno. E Luciana? Si sta spogliando. Buongiorno. La mia amica Luciana, il barone Scalesi. Come sta? Piacere. La... Piacere, tutto mio. Signora Nora. Piacere. Perfetta, non c'è che dire, ho l'occhio clinico. Pensate che l'avevo appena intravista un attimo. Che cos'è la vita? Lei dovrà la sua fortuna ad una pan d'accensione. L'altra sera mi si è fermata la macchina in via... non mi ricordo in che via. Sono entrato in un bar per telefonare all'autista e dietro la cassa ti vedo due occhi un po' foschi che mi fissavano. Sul momento non ci ho fatto caso, ma poi tutta la sera quei due occhi mi hanno perseguitato. Io ho detto a Roberto, trovala, e Roberto l'ha trovata. Stupenda. Bisogna scriverle una storia apposta. Io ho già qualche idea in testa. Da qualche tempo mi sono accorto d'essere pieno di idee. Peccato che non ho il tempo di buttarle giù. Ma lei che ha la penna facile non avrà difficoltà. Oh, per carità. Quando ero ragazzo ho letto un libro, non ricordo bene come si chiamava. Era la storia di una ragazza che si innamorava di un giovanotto. Anzi, adesso che ci penso, non deve essere un libro, deve essere un'opera. Che opera può essere? Ma caro barone, di storie dove c'è una ragazza che si innamora di un giovanotto ce ne sono a centinaia. Ah sì, però ci voglio pensare perché era una storia molto, molto interessante. C'era di mezzo un padre o un... Brava, ha proprio indovinato, sì, è la Traviata. Oh, ciao! Guarda, c'è qui! Non c'è male! Come stai? Mesme cara! Ma no, lascia che ti spieghi, la situazione è piuttosto complicata. Quel fiore di femminilità in pantaloni è la moglie del barone. Siccome era un po' focosa, molto tempo fa piantò il marito e andò a vivere con quel signore dallo slip bianco. Quei tre ragazzi che vedi in giro, rompiscatole famosi, uno è il figlio del barone, uno è il figlio dello slip bianco e l'altro non si sa bene. Credo che sia il figlio della moglie dello slip bianco, ma non si è mai capito. Credo che non lo sappiano neanche loro. Allora quella coi capelli grigi non è la moglie? Nora, vuoi dire? È molto più di una moglie. Quella è il pane quotidiano. Ma mica lei è una causa. Sicuro, dice bene, vado a cambiare. Sarebbe ora, sarebbe. Ma adesso è bene giocare in una cosa. Ma in un altro posto. Ha visto che tuffi oggi? Che fenomeno! Oh, che figlio! Che c'è in mezzo? Vado a sì o no? Disgraziati! C'hai ragione tu, quanto so volcare! Con questa gente non ci si può fare! Ma dove sta sta vecchia vignetta? Ma non c'è nessuno! È naturale, i poveri sono tanti, i ricchi sono pochi! E poi staranno al bar! Dai, Luca, se n'è andato il bagnino! Passiamo! E passa! E sbrigati! Su! E adesso mi raccomando, parla pulito se non ci riconoscono. Anzi, sarà meglio che stai sempre zitta. Ma che c'hai? Oh, guarda quello quanto è buffo. Stupida che ridi, quello è Conte. Ma come lo sai? E non lo vedi? Alto e biondo, i conti sono tutti così, tipo inglese. Allora io pure posso passare per la contessa. Di scemenze. Ma già, sai tutto tu. Almeno potessimo fare qualche cosa. Ma se posso sapere che vuoi fare? Intanto mettemi se qui. Certo che sei proprio incontentabile, hai proposto tu, devi venire qui e già non sai quello che devi fare. Io mi ci trovo benissimo, è proprio il mio ambiente. Quanto sei fanatica. Hey, girls. My boat is not a chair. Ma che vuoi questo? E chi lo capisce? Stand up, come on. Però come sono gentili questi stranieri. Hai sentito, ci ha chiamato pure girl. E che vuol dire girl? Come, non lo sai, signorina. Andiamo a vedere. Sì, vediamo soltanto, a me piacerebbe giocare. Io là. Eh? Ti piace quella posata salvagente? Ma è passabile. E che farà lì su? Ma? Sarà pure lui un nobile. Non mi pare, non è alto. Ma non ha quella disinvoltura, quel certo non so che. È suo? No, è di quelli che stanno giocando in mare. Allora lo prenda lei, tanto io non so tirarlo così lontano. Butta! E butta qua! Butta! A me! E quanta fretta per un pallone, che hanno paura che glielo rompiamo? Per quello che costa, 1000 lire. L'anno scorso ne avevamo uno che era il doppio, il più grande di tutta la spiaggia. Vero, Marcella? Eh sì, certo. Vengono sempre qui loro. E dove vuole andare? C'è un ambiente negli altri posti.
troppo giù. E di qualche cosa? Che devo dire? È di Roma lei? Beh, non precisamente, sono sempre stato in giro, qua e là. Ah, interessante. Vogliamo fare un tuffo? Volentieri, ma come faccio? Il bolerino. Se lo togli. Scusi, dimenticavo che ho ancora tutte le mani sporche di grasso. Forse la macchina? Certo, ho dovuto dare una riguardatina al telaio e naturalmente ci si sporca, certo. Andiamo, tu che fai? Vieni, Marcella. Sì, certo. Signorina, lei non viene? Sì, Marcella! Sei arrivato finalmente, sei in ritardo. Beh, vabbè, non te la via. Vabbè, sani. Permette? Volevi fare una telefonata? Faccia pure. Grazie. Un gettone, scusi. Succede sempre così. Pronto? Quando sei via a lavorare la domenica mattina si rovina tutta la... Pronto, sì, sono io, Erco. Prima di finire i conti se ne va un'ora sana. Non sono potuto venire prima. Ma io oggi ci vado lo stesso. Figurati, con sto caldo. Non sento bene. Sì. Ma che c'è? Che è successo? Che ti senti male? Sì. Sì, aspettami. Faccio un salto in caserma, posso il casco e poi ti vengo a prendere. Sì, aspetta. Ciao. Ciao, Rosetta. Ciao. Grazie tanto. Prego. Ma apri, per favore. Sì, apro subito. Grazie. Prego. Senti, Enrico, con il rincrescio, ma dobbiamo scappare. I nostri genitori ci aspettano al ristorante della Pineta. Sa, sono molto severi, sono genitori all'antica. Io torno in acqua, ci vediamo dopo, eh. Andiamo in patrino, certo, intesi? Sì. Arrivederci. Arrivederci. Vieni su. No, via giù te. No, vieni su. Lei dove va? Dalla signorina Rosetta. Allora prenda la scala di servizio. Lo sa dov'è? Sì, grazie. Ma perché mi hai fatto salire? Lo sai che non mi piace? I padroni sono usciti, non c'è nessuno. Lo spero bene. Ma ha visto il portiere, però? Non importa, sai, del portiere. Ma insomma, ma che è successo? È successo quello che doveva succedere, ecco. Rosetta, ma che c'è, Rosetta? Parla. La signora mi ha dato gli 8 giorni. Che hai fatto? Come, cosa ho fatto? Si è accorta che sono incinta. Ma gliel'hai detto che stiamo aspettando le carte per sposarci? Sì, sì, ma non ne vuole sapere. Dice che le bambine sono grandi e... Ma che devono capire quelle? Sono una stupida, una svergognata. Perché parli così? Che non ci sposiamo, forse? Ma è colpa mia se ste maledette carte non arrivano mai. Che cosa diranno al mio paese? E lascialo sta sto paese. Ci andremo insieme dopo e vedrai che saranno tutti invidiosi. Su. Su. Su, Rosetta, su, non piangere. Tu mi vuoi sempre bene. Ma che discorsi fai? È certo che ti voglio bene. Se non c'eri tu, come facevo? Oh, adesso non ricominciare, eh? No, no, ma cosa possiamo fare? Non ci pensare. Ci aggiusteremo, vedrai. Ti sei bruciato? No, non è niente. Meno male, ho lasciato il ferro attaccato, stiravo il vestito per uscire. Allora finisci di stirare, così usciamo. Che stiamo a fare qui?
Fa un caldo oggi. Ma solo 8 giorni t'hanno dato. Potevano aspettare fino alla fine del mese. Così intanto io avrei preso la paga. Non è molto, ma... Chi? Oltre la porta, sarà la signora. Ma come? Ma avevi detto che era fuori la signora. Ma sarà tornata. Ti devi nascondere, se quella ti trova ti fa una senata. Ma come nascondermi? Non vorrei mica che ti veda. Va, va ad aprire, che ci parlo io con questa signora. Ah, è lei. Cosa vuole? La signora mi ha detto che dovevi lasciare giù le chiavi. Non scendi? Sendo, mi sto preparando. E la roba dei gatti che mi hai promesso? Gliela porto giù io con le chiavi. Vabbè, fa presto. Sì, subito. Beh, dove sta questa signora? Ma che signora, era quel cretino del portiere. Mi dispiace, avrei voluto proprio che fosse la signora. Ma va là che sei contento. Vuoi bere qualche cosa? Magari. Birra o aranciata? Birra. Ah, birra. No, acqua. Solo acqua. Non voglio niente da questa gente. Ma lo sai che sei un bel matto. Caffè. Ciao Renato. Ciao. Oggi mi sento da male. Un caffè. Con tanto amore. Come mai sei a Roma? Dove dovevo andare? A Parigi. Che c'entra? Dicevo così. Luciana ieri ha detto che andava al mare. Credevo che ci andassi pure tu. Ti ha detto dove andava? Mi ha detto che andava al mare. Ma al mare dove? E come sei nervoso. Avete litigato? Insomma, me lo vuoi dire dove andava? Mi ha detto che andava a Ostia. E nient'altro? No, anzi, voleva che le prestassi il mio costume nuovo, ma io non gliel'ho dato. Non per niente, ma dopo pranzo vado in piscina. Perché non vieni anche tu? C'ho proprio voglia di andare in piscina. Se sei senza soldi, te li presto io. Ciao, bellezza. Buongiorno. Ecco. Ti voglio tanto bene. Arena. Vieni qua. Mi struggo di passione. Tanto parlavamo di te. Sentite, fatemi un piacere, impicciatevi dell'affari vostri. Ma che c'entra, siamo amici, no? A me gli amici non mi servono, mi servono i soldi. E di questo stavamo parlando. 3 caffè. Tu conosci bene il mattatoio. E come no, ci ho lavorato. Noi ci lavoriamo oggi. Sta zitto, parla piano. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Cameriere. Come va? Ancora Funchetti. Dove ci sediamo? Qui, qui, vicino a me. In castigo. Tu, Roberto, siediti lì. Io e i miei autori abbiamo avuto delle idee meravigliose. Troppo modesto, no, no? Il nostro barone. Ho detto solo la verità. Lei è artista, signorina? Allora. Io no, signora, faccio la cassiera. No. Ah, già, io farei qualunque cosa meno la cassiera. Stare sempre seduta e ingrossa i fianchi. Io sto sempre in piedi, signora, perché vendo anche i gelati. Hai visto, Matteo, che espressione? Bisognerebbe scrivere una scena in cui si ribella. Per esempio, col padre, quando la chiude nella grotta. Ma nella grotta ci va quando il padre è già morto. Non importa, lo faremo morire più tardi. Non ti preoccupare tanto, la che fa. Questa ragazza non ha nemmeno bisogno di provino. La buttiamo nel film così com'è. Oh, che bella idea! Lanceremo il film con la pubblicità antiaerea. Benissimo. La propaganda è certo l'arma più forte. Chi diceva l'arma più forte? Beh, lasciamo perdere. Ah già, lasciamo perdere. C'è pure questi, ci volevano ben condire insalata. Ah, ci sei, ma è cavolo. Ah, finalmente. Ma prendimi lì, 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 prendimi lì. Ma il fiasco è vuoto qui. Oh, ma che te sei addormita? Passami quel fiasco. Oh, mamma. Dammi questo fiasco. Ma non c'è altro? Non mangia più. La frittata. Ma c'è l'aglio. Beh, l'aglio c'è da me. Né aglio, è cipolla. Puzza, non lo voglio. A disco. Ma lì, ma c'è l'aglio. Adesso, guarda qui che mangia. Ma guarda, buona romana. E allora Topolino entrò nella casa di Gamba di Legno. Pietro Gamba di Legno era un pirata cattivo e violento. Bambine, bambine, non fate le disobbedienti! Tornate all'ombra, su! Me lo dai
dai un manifestino? E tu cosa mi dai? Un pezzo di torta. Sì. Ve lavate pure la faccia. Legge sta per tutti. Un po' di calma. E la musica. Buoni, grazie. Ecco qua. Roberto, com'è quella canzone napoletana che abbiamo sentito l'altro anno a Collonica? Ah sì, così fine, così piena di sentimento. La 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 la. Canzone napoletana? Ma sì, spigole, spinghe, spinghe. Spingole francese? Sì, quello. Vuol dire spillo, spilla da baia. La 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 la. Ma lei sa proprio tutto. E come no, signore, io sono napoletano. Che musica. Permette. Vincenzo Perroni. Piacere, il mio fidanzato, dottor Mantovani. Fortunatissimo. Piacere. Ma mi pare che noi ci siamo già conosciuti. Non saprei. Ma sì, in via Veneto. No, non ci passo mai. Allora in borsa. Mai stato. Ah, lei lavora in borsa? Oddio, lavoro, affari, tessuti. E qui per riposarsi? Sì, ho voluto evadere per un giorno dalla solita vita. Ho voluto estraniarmi in cerca di sole, mare, azzurro, di solitudine. Qui, dove nessuno mi conosce. Oh, anche noi siamo qui per caso, sa. E fra qualche giorno andremo a Follonica, sì. E dove io ho delle terre. Follonica? Ah, bellissimo, incantevole, ci sono stato. Conosco la piazza, cioè il paese. Che bella città, monumenti, la Pineta, eh. Io scendo sempre al Bella Vista. Conosci il Cavaliere De Rossi? Ammazza la quella brunetta quant'era simpatica. Già, perché quella con i tacchi alti che t'ha fatto? Oh, la prima racchia che ne capita. Qua. Oh, qua dobbiamo fare la conta chi va alla fontana più all'acqua, eh? Ah, vabbè, vai, 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 vai. Chi se ne frega, intanto chi tocca tu? Per me? 7, 5, 7, 9, 11, 15. A te, tocca a te. Vai, piccolo, vediamo la prima. Ma sempre a me. Brigati. Intanto che vuoi fare? Ci sei voluto venire, no? Ammazza quel poraccio, sempre. E non ti fa pia sta attacchi di cuore. Oh, dammi un po' le pere. Yeah, sì, a me, a me. Oh, la conosco tutta la fontanella. Azzurzi. Dove sei stato stamattina? Sto affari mia. Quanti anni c'ha? A te te lo dico. Ma ci porti pure a me? Vabbè, non è il tipo che tu pensi. Ti troveresti male, credimi. E che sarà la figlia dei ceci? Di qua razza. Ci vediamo? Passo magica. Arighi, mo ta squagli un'altra volta. Noi ai 5 se andiamo, eh. Arida amato. Ah, Cupido, sta attento e non te fa rapire. Magari meravisse. A me piace una salsetta più squisita del ragù. È più buona la ricetta della carne col sortù. È squisita veramente e un effetto poi mi fa. Fa passare il malumore e la gioia cuor mi dà. Ci sta il pepe, ci sta il sale, il dolce pure c'è. Sono pizzico d'amore. Marcella? Che la fabbrica per me. Marcella? Sulla salsetta più squisita del ragù. Se indovini la ricetta, sei felice sempre più. Mi dici che ci vuol per farti dir di sì? La 500C. La 500C. A, B, C, D, E, F, G, B, M. Ma non senti. Bevi la centrale. 150 lire a persona. È il più grande divertimento della spiaggia. Il tuboca atomico. Non più mezzo di distruzione, ma di distrazione. Me che bello andare in fretta sulla lambretta con la brunetta vicino a me. Paganifo, sei Don Bianco, mo casti pure. Oh, vedi quella di stamattina? Quant'aria si dà. Invece le sta sempre cascando, ma io appresso. Sì, sì, andiamo, andiamo, che io qui mi sono cotto, sai. Giovanotti, giovanotti, dove andate? Fermi, siete in contravvenzione, non si può passare qui in costume, fermi! Buongiorno. Buongiorno. E la sua amica? Non è potuta venire, e sai, i suoi genitori sono così severi, le dispiace? No. Si siede. Lei ha mangiato qui? Eh sì, qui al ristorante. Io sono stato fuori, qui non si mangia bene, non trova? Per quello che mangio io, assaggio appena. Allora, visto che la sua amica non ha potuto, perché non viene lei? Volentieri. Vogliamo andare in mare? Questo è per noi. È suo. Beh, salga, salga. Ciao.
signori, questo non è il mestiere suo, si mette a sedere. Che rima lei? Sì, dall'altra parte. Mi piace tanto il pattino. È il mio sport preferito. Stia attento, Via di sinistro. Non è la sua amica quella. Tornate, venite a prendermi! Sembra lei. No, no, non è lei. No, no. Le assomiglia, ma non è lei. No, non è. No, no, no. Marcella! Mannaggia, m'ha fregato. Mi hanno visto la tua divisa e sono scappati. Oh, meno male, finalmente ti vedo ridere. Quando ci sei tu non ho più paura. Ma sì, vedrai che tutto andrà bene. Intanto potresti andare in camera ammobiliata. Ma sei matto? Ci vogliono 10-15 mila lire al mese. E poi tutto il resto. Hai ragione, e poi tu sola in una stanza. E se ti senti male? Ma perché mi dovrei sentire male? Tu mi verrai a trovare. Certo, ma la notte devi stare sola lo stesso, perché fino a quando non saremo sposati io devo dormire in caserma. Guarda, guarda i ragazzini che si buttano un'altra volta in acqua. Papà, guarda, è brava, ma sta fa amore. Namo, 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 dai, Al paese mio sì che troveremo una casa e a poco. Ma là i vigili non servono, non passa mai nessuno. Altro lavoro non se ne trova. Con 3 ore di libera uscita non si arriva neanche a Andalone. Sentiamo se è qua. Oh, guarda, che bel tocco di cameriera. I vigili che ha fortuna coi cameriere. Andiamo. Ma senti un po', perché non andiamo da Nannina? E chi è Nannina? Quella vecchietta che faceva la guardarobiera dai Venturi. E dove sta adesso? A San Cosimato. All'ospizio dei vecchi? Sì. Ah, stiamo bene. Ci può aiutare, lei è di Roma e sua sorella affitta le camere. Vabbè, allora bisogna prendere la circolare rossa. Sì. Andiamo, andiamo a provare a stare Nannina. Ci sta Giulio? Mo chiamo. Via che l'aspettiamo qua. Mettiamo a sede. Ce l'hai una sigaretta? Nazionali. È uguale. Pensa a un uomo come Giulio con l'abilità che c'ha. Guardate come si è ridotto a vivere. E con quella disgraziata? Le donne sono la rovina dell'uomini. Ciao. Ciao Vengo Giulio. Pure io. No, tu resta qua. Ciao. 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 Chi è? Questo è Renato, quello che lavora al mattatoio, conosce tutto. Guarda un po' com'è finita la camicia nera. Ma ci siamo già visti. No, questo non c'è stato mai in galera. Sotto la naia, in Albania. Stavo imbarcato, facevo la scorta di convogli. Deve essere stato da quelle parti. Ma me ne ricorderò. Io c'ho una memoria di ferro. Namo, ragazzi. Namo. Ciao. Oh, Giulio. Che vuoi? Ritorni stasera. È chiuso. Ma non vede che continuiamo a girare? No. Guardi che così non ci riuscirà mai. Oh, non credo, lei è più forte. Avanti, venga a sedere qui. Ecco. Stia a vedere, guardi come deve fare. Spinga bene il remo avanti. Così? Ecco, brava. Quasi ci siamo. Avanti. Uno. Due. Perché ride? Si vede che lei è un canottiere. Che mi prende anche in giro adesso. Rimedio subito. Certo, se fosse venuta la mia amica tutto questo non sarebbe successo. Perché, sa remare? Ah, perché è più agile. E poi lei si sarebbe divertito perché Yolanda le piace, no? E chi le ha detto che mi piace? Si è visto stamattina. E invece si sbaglia. A me le brune non piacciono. Preferisco le bionde, come lei. Ah, sì?
Oh. Ha visto a dire le bugie? No, è vero! Di a me. La mano. No, faccio da me. No, su, piuttosto venga il remo. Attenta a non farsi male. Stia tranquilla. Come si fa ora con il remo? Non abbiamo più corda. E non si preoccupi, facciamo senza. Oddio, il tappo! Mannaggia! Si riempie d'acqua! Enrico, affonda! Come facciamo? Venga qui, faccia presto! Si butti, si butti! Enrico! Eccolo qua. Oramai è inutile. E adesso? E adesso? Che vuol fare? Andiamo a riva. E adesso come faccio? A che pensa, al suo pattino? È naturale, a che vuole che pensi? Ma come, lei che è così ricco? Già, pattino più, pattino meno. Ma qui non c'è nessuno, dove siamo? Ostia è là in fondo. Ammappelo, volevo dire, è così lontano? Eh già, e bisogna andare a piedi. È meglio muoverci, Marcella. Marcella! Guardi lì. Ci sono le mine. Non si può passare. E allora dove andiamo? Andiamo nel bosco. Ci sarà una strada. Già che siamo arrivati fino a qui, buttiamoci. Non l'ho manco provato, fatto il bagnetto. Che vita. Mamma mia. Acqua sporca. Agatù, dicono che fa tanto bene il sale del mare, ma a me non mi piace. Ma che bene, questa roba dei cassini. Ma andare, se ne va. Ma sì, andiamo. Dove andate? Andiamo a piana Coca-Cola. A prova la Coca-Cola. Beh, insomma, qualche cosa di fresco, magari mezzo litro. Maurizio, che è qua, non andate tanto in fuori, capito? Da me la mano, vengo pure io. Ma se portiamo pure sto credenzione. Mamma, oh mamma, sai perché mi batte il corazon? Me gusta una muchacha, me gusta una muchacha. Oh mamma, enamorato son. L'ho vista a Rancho Grande, l'ho vista a Rancho Grande. Mentre un lì andavo a cavalcar, e belle mi comprende, e belle mi comprende. Oh mamma, la voglio da scolare. E butti. Oddio, che noia questi ragazzi. Si butti, signore. Niente paura, niente incertezze, nessuna esitazione. Non pensi, bisogna gettarsi così come si affronta la vita. Di petto. Di petto? No, no, siede, siede. Dicevo metaforicamente. Guardi, le insegno io, permette. Prima posizione, mi metto qui davanti a lei. Se lei sapesse come mi batte il cuore. Non abbia paura, ci sono io per lei qui. Uno, due, tre, là. Lui se ne andò prima che la bambina nascesse, non eravamo sposati. Ho cercato di tirare avanti come meglio potevo, da sola. Io non ho avuto la sua forza. Ho sempre avuto paura della solitudine. E la sua bambina, non le bastava? I figli crescono e un bel giorno ci lasceranno soli. Perché non dovrebbero? Noi abbiamo fatto lo stesso. Già. Bisognerebbe avere il coraggio di ricominciare tutto da capo. Ma io non ho niente che mi dia questo coraggio.
Trascino una situazione che dura da anni, più per abitudine che per altro. E cosa dovrei fare? Mi sento stanco. Mi sembra che la vita sia già passata. E forse è ora d'andare. Grazie. Io non mi sento vecchia. E certo anche lei se prendesse più sole. Già, ma nel mio ufficio non c'è molto sole. Lei non fa il bagno? Io, per carità. Con questo mare? Preferisco lavorare, studio. Permesso? Ma mi sto spogliando! Che voleva? Niente, sai, mi voleva ricordare una cosa. Una cosa che dovevo dirti già questa mattina. Che interessa Sandro? No, no, lui non c'entra. Anzi, non voleva che te ne parlassi. Sai, nelle questioni di interesse, è così delicato lui. Ah, già. Si tratta di quei gioielli che ti diede da vendere. Te li ho restituiti, no? Sì, tranne quell'anello con lo zaffiro. Mi dicesti che l'avevi venduto. Ah, sì, mi pare. No, scusa, mi hai detto proprio che l'avevi venduto e ci avevi fatto 400.000 lire. Se lo dici tu, sarà così. Roberto, ti prego, sii serio, andiamo. Una volta ti piacevo quando ridevo. Una volta, adesso sono cambiate tante cose. Hai cambiato tu? Com'è delicato, Sandro, è veramente tanto fine, non ti pare? Vieni qua. Ti interessa tanto? Io lo trovo piuttosto comico. Che ti è successo? Ha preso a schiaffi il barone. Cosa? È entrato in cabina mentre mi spogliavo. Ma sei impazzita? Stai ferma, non fare scandali. E tu vattene. Non occorre che tu lo dica. Sapessi quanto mi annoiano queste storie. Devi chiedergli scusa. Io a lui? E sei tu che me lo chiedi? Ma di un po', che razza di tipo sei? Beh, lasci andare ora quello che sono o non sono. Devi andare dal barone e scusarti. Già, e magari gli dico che ci ho ripensato. Siedi, ci guardano. Me ne importa assai. Importa a me. Senti, Luciano, ti scongiuro. Fai quello che ti dico, altrimenti sono rovinato. Non è vero che sono ricco. Non ho un soldo. Ho bisogno di Arnaldo assolutamente. Ma allora ti servivo solo per far tirar fuori i soldi a quello stupido. Beh, non drammatizzare. Io posso fare molto per te. Ma in questo momento ho bisogno che lui mi aiuti. Ho capito. Ma io non posso far niente, è più forte di me. Mi dispiace. No, non aver paura, me ne vado senza di niente. Addio. Una canzone va e sembra quasi triste la mia felicità. La mia felicità. Sta al piano di sopra. La cassaforte sta lì dentro. Tu sta qua. Tieni. Dovete aprire qua la porta. Che ci vuole? 10 minuti. E calla. Vedi? Gli è dato l'ingresso. Noi stiamo a posto. Usciamo. C'è paura. Mm-hmm. Ti è fuma. Vedrai la grana che famo stavolta. Andrà tutto bene.
Te la comprerai pure tu la macchina che va a 200 all'ora. Arena, che fai qui? Oh, mani in auto! Disgraziato! Cosa hai fatto? Perché hai sparato? Ma quello è ferito! Arenato! Arenato! Amici! Amici, dove ti ha ferito? Brutta carogna! Lasciami! 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 Signore, una volta stavamo molto meglio perché eravamo tutti dei nostri, tutti romani. Ci davano pure il vino. Adesso che voi, siamo di tutte le razze, toscani, napoletani, siciliani. E allora come si fa a andare d'accordo? Per avere un miglioramento ci vorrebbe che lei lo dicesse al sindaco, altrimenti... Fabrizi, cosa fai qui? Accompagnavo questi due signori. Sempre in mezzo alle donne, lo sai che non si può stare. Buongiorno, signore. Buongiorno. Se ricordi di parlare al sindaco. Va bene. Desiderano? Vorremmo parlare con Nannina Cantucci, per favore. Parenti? Sì. Si accomodino in parlatorio, la chiamo subito. Quando morì la signora mi lasciò certi mobili. Allora io decisi di venderli. Non l'avessi mai fatto. Mi hanno dato 4 soldi. Nannina? Che c'è? C'è qualcuno che ti vuole. Non sarà mica mia sorella? No, sono due giovani. Ah, beh, vengo subito. La sorella, Nannina c'ha ragione, non la vuoi manco più vedere. È proprio una povera e buono. Ah, sei tu. Buongiorno, Nannina, come sta? Come Dio vuole. Questo è il mio fidanzato. Buongiorno. C'ha una faccia simpatica il tuo vigile. Sedete. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il mio aiuto? Figli miei, come posso aiutarvi io? La signora mi ha licenziato. Non sappiamo come fare, anche perché aspetto un bambino. Brava. Ma ci sposiamo. Ci mancano solo le carte. Eh già, le carte vengono sempre dopo. Figli miei, proprio a me vi siete rivolti. E che ci posso fare io? Non vedete come mi sono ridotta dopo tanto lavoro? Veramente, io pensavo che voi siete di Roma e allora... Lei certo conosce qualcuno, potrebbe darci un'indicazione, una raccomandazione. Non vi sarete mica messi in testa qualche cosa? No, ma che dice? No, non ci pensiamo nemmeno. Anzi, se nascesse domani sarei contento. La difficoltà è sistemare Rosetta quando lascerai il servizio. Sono solo, i miei non stanno a Roma e vivo in caserma, capisce? Io pensavo che fosse vostra sorella. Ma non ne parliamo nemmeno. Quello non è un ambiente adatto per Rosetta. Lasciamo perdere. Sentite, ragazzi, questo è il mio libretto. Se vi servono, non fate complimenti. So 35.000 lire. Me le ridarete quando potrete. No, grazie, Nannina. Non possiamo Ammappera. Dio ci aiuterà. La sora Nannina. E allora, ragazzi, volevo andare a pregare. È l'ora del vespro. Un momento, Nannina. Vi ho portato un po' di caffè. Grazie, ma non vi dovevate disturbare. Però mi fa piacere. Qui ci passano Natale ciufega. Che hai fatto? Una spina. Appoggiati, fa vedere. Eccola. Ti fa ancora male? No. Marcella, senti, aspetta. Ai, ai, Marcella, aiutami. Ai. Sono le bambine della colonia? Sì, a quest'ora rientrano per la cena. Lei non va a salutare la sua bambina? Ormai è tardi. Devo essere a Roma prima delle 7. E poi domenica prossima Graziella torna a casa con me. Bisogna che vada ora. Lei non viene? Sì, ma non subito. Ah, sì. Oh, scusi. Allora, buonasera. Buonasera. Sono molto contento di averla incontrata. Arrivederci. Arrivederci. Te ne vai? Fai bene. Mi dispiace che tu vada. In fondo mi facevi simpatia. Potevamo diventare amiche. A non credere che dica tutto questo perché ho paura di te. Oh, non l'ho mai pensato. Arrivederla, signora.
Mi rincresce per quello che è successo. Potevo essere meno villana, ma io sono così. Innamorata, eh? Di Roberto? Oh, Roberto è un tipo del quale non ci si può innamorare, ma di un altro che non conosco. Come lo sa? Quando una ragazza passa una domenica al mare senza ridere, vuol dire che è innamorata e che ha litigato. Non è solo questo. È una cosa che è finita per sempre. Oddio mio, come sono noiose queste storie d'amore. Sempre le stesse frasi, sempre gli stessi episodi. Cambiano soltanto i personaggi. Addio, Luciana, torna sola a Roma. Dimentica questa giornata. E anche noi. Non siamo cattivi, sai? Siamo solamente un po' stupidi. Arrivederla. Uffa. Forza, cammina, su, avanti. Cammina. Marcella. Oh, Enrico, sono troppo stanca, non ne posso più. Marcella, su, da brava. Oh, sono stanca. Andiamo, su, su. Vieni, alzati. Sbrigati, è tardi. Andiamo, sennò si fa notte. Marcella! Forza, che siamo arrivati alla strada di Ostia. Andiamo, muoviti. Dammi la mano, su. Oh, ma... smetta che c'è una macchina, presto. Oh, ma così in costume non posso. E che vuoi, resta qui? Ferma! Che c'è la volontà? Due uomini ci sono in famiglia. Guarda se sono stati buoni di trovarla. Ma quando vieni e spacco testa la testa, buona, la testa. Sta io... calma, ma Fernanda. Ma che calma e calma. Mo vedrai. Vieni, vedrai. 10 chilometri ho fatto, c'è calma. Beh, avrà non si trova. Oddio. Correte! Ma mamma Cesare, la disgrazia! Mica sarà Marcello la via mia! Niente, niente, è un uomo! Ah, meno male, Dio signore ti ringrazio. Ma se posso sapere, sì o no, sta ragazzina dove andrà? Ebbene, signora, io dirò la verità, mi ha rapito il fidanzato. Ma che sei matta? Il fidanzato di chi? Il mio, quello biondo, alto, nobile, conte, ricchissimo. Ma che dici? Sì, ci ha perso in riva al mare. Buonasera. Buonasera. Ora prendiamo la roba in cabina e torniamo a Roma con te. Buonasera. Buonasera. Che fa qui la bambina? Torna a Roma. A Roma? E perché? Verrà con noi in villeggiatura. Con noi? Con te. Perché se tu porti Cristina io non vengo. Scegli, o io o lei. Come vedi, ho già scelto. Vado, Alberto, questa volta non scherzo. Per l'ultima volta ti ripeto, scegli o io o la bambina. Non abbiamo altro da dire. Arrivo in tempo. Ho la macchina fuori. Se vogliono approfittare. Vieni, Cristina. Forse sono giunto inopportuno. Andiamo. Qualche screzio? No, niente. Dov'è la sua macchina? È qui fuori. Andiamo. Beh, allora arrivederci, Marcella. Tu non entri? Sì, ma la mia cabina è dall'altra parte, io entro di là. Ciao. Sei arrabbiato? No, e perché dovrei essere arrabbiato? Beh, adesso abbiamo fatto tardi, è meglio che vai, Marcella. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ti lo trovo, io faccio due occhi così, sto figlio della cooperativa. Mi ha dato perfino il numero della cabina farta. Signori bagnanti sono pregati di lasciare liberi gli arenili. Quando sarà sta ragazzina? L'avevamo cercata dappertutto, non l'avevamo trovata. Mica la posso lasciare qua. Signora, mi dispiace, ma qui dovremmo chiudere. Ma come ma chiude? Ma che chiudi, che chiudi? Qua se non trovo mi fio, non chiudo niente, mai. Capito? Ma allora, la posso trovare, cammello. Eccola! Stai impunita. Mannaggia. Meno male. Se basta, vendo se sta. Ma che faccia, vedi quanto sei stata. Vieni a casa, che faccio, penso io, mettete i vestiti. Tante storie, poi la
Leo, svegliate su. Ma ha detto la moletta che non sta qua. Bravo, quando stiamo a Roma ti compro qualche cosa. Al caso posso sapere se stai più sto tempo. Se tu sapessi, quando sei grande te lo racconto. Ho come l'impressione che si sia ingolfato il carburatore. Bisognerebbe... Sì, ho capito. Spingere. Aveva la macchina. La chiama macchina questa. Io le ho dato i manifestini e Graziella mi ha dato una fetta di torta. Molto gentile, Graziella. Ti piacerebbe rivederla? Sì, mi ha dato anche il suo numero di telefono. Ha detto che fra un mese torna a Roma. 6, 8, 2, 3... 9, 2, 1... Come lo sai, papà? Ho indovinato. Oh, non t'ha dormito. C'è sonno. Guarda che te scarico, eh? E che mi frega, mi metto a dormire sul prato? E te stai fermo, è pari una ciriola, mi pari. Ti fa male. Che? La canna. Perché? Quella di tuo fratello non ti faceva male. Ma quella vecchia poi ci sei abituato. Beh, cerca di abituarti pure a questa, va. Sei stancata oggi? Sei più tranquilla? Beh, non ti preoccupare e non ci pensare più adesso. Allora, ciao. Ciao, Rosetta. Ciao. Domani verrò a parlare coi tuoi padroni. Ma no, tanto è inutile che ci vieni. Quella gente che non capisce proprio niente. Beh, tanto che ci costa. Se proprio non vogliono, abbiamo 8 giorni di tempo per sistemarti. Sta tranquilla. E non ti strapazzare troppo, capito? Ciao. Ciao. Dove vai? Devo dare il cambio a Ponte Umberto, sono già in ritardo. Ciao. Ciao. Come hai fatto a mollare tutta quella gente? Mio fratello non mi ha lasciato un momento, ma io gliel'ho fatta lo stesso. Gli ho messo alle costole quella racchia d'Elvira, capirai. Allora ti aspetto giù tra un quarto d'ora. Ciao tesoro, mi vuoi bene? Senti, ora devo andare. Attacca tu. No, attacca prima tu. Ciao. Ma non è proprio il caso. Pronto? Gelateria Valenti. Pronto, sono Luciana. C'è Renato. È Luciana, cosa le dico? Devo dirle quello che è successo? Non ti impiccia, noi non sappiamo niente, non voglio grane. Ma che cosa le rispondo? Noi non sappiamo niente, attacca al ricevitore. Pronto? Pronto? Beh, ma che fai qui? La signora mi ha cacciata. Quando siamo usciti, ho lasciato attaccato il ferro e così si è bruciato tutto. Il tavolo e anche la coperta. Accidenti pure tu, ma dove c'hai la testa? Ercole, adesso cosa facciamo? Dove che vado? So, non piangere su, aspettami lì al bar. Qualche santo ci aiuterà. Dove va? Beh,
circolate. Ma che succede? Su, su, via, via. E indietro, via. Ma che schiavo? Vieni la macchina. E chi? E chi? Frenato. Avanti, camminate. Fate passare. Via, via. Via, via, via. Fate passare, largo. Largo, via. Fate come. Indietro, indietro. Su, 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 via, andate a casa. Su, circolate. Oh, scarichiamo, va. Mamma c'è, prende Mimmo. Mamma, che sto... Agato, che aspetti a portarlo allo sfascia carrozze? Piede la patente di Vittorino. E pigliate per le corna due. Ti è piaciuta borsa? A me non mi ci vedete più a Ostia. La cesta? La porto domani a casa io. Dammi la mano. Aiutate l'altra volta. No, ma vale che sì. Va piano. Agatone! Ma che hai fatto? È pieno dei frascati! A boccioloso, va a scuola serale la sera! E vabbè che siamo stanchi, ma di sto passo a casa ci arriviamo domani! Ali mortacci da costa! E vecchio, vecchio si c'hai core, brutto vigliacco, vecchio, ma che è? La reggi un po' sta cosa, Marcello, che qua, ci faccio, aiutalo, ma tutti i brutto master, se sei voluto fare il bagno, molto hanno fatto la donna. Che bagno, vecchio, 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 c'è una porta sì, che razza, se farei il bagno della balera antica, vecchio, ma lui. Marcella, Enrico. Io non lo so, ma non c'hanno i sciacquatori, andiamo su, sta zitta, asciugati la porta. Per forza ti devo trovare. Su, piano. Davide. Le fascia, vedi quello che ti è capito. Ma allora tu sei nipote di Zigatone? Io sono figlio di Peppino Stagnaro. Marcella! Ciao, me ne devo andare. Ciao.